Azionariato popolare è una parola che sta diventando sempre più diffusa nel nostro vocabolario, è un qualcosa di già conosciuto in paesi come la Spagna e la Germania, lo sta diventando anche in Italia, grazie soprattutto all'iniziativa di un noto economista, Carlo Cottarelli, che è anche grande tifoso nerazzurro e già nel 2018 aveva lanciato un'idea, un progetto, quello di InterSPAC, per chiamare a raccolta gli altri tifosi nerazzurri, noti e meno noti, per unire le forze anche dal punto di vista economico e cercare di acquisire in parte quote del pacchetto azionario del club, diventando così proprietari della squadra del cuore e quindi anche del proprio sogno. Uno dei tifosi VIP che ha accolto con grande entusiasmo il progetto di Carlo Cottarelli è Giacomo Poretti, che noi abbiamo la fortuna e il privilegio di avere qui con noi collegato con le fonti TV. Buongiorno Giacomo, grazie mille per la tua disponibilità. Buongiorno a voi, eccomi qua. Bene, allora abbiamo detto tifosi VIP coinvolti appunto in questo progetto di InterSPAC, oltre a te ricordiamoci anche Giovanni Storti e poi altri nomi famosi del giornalismo, Mentana, Gad Lerner, poi anche cantanti, Max Pezzali, Ligabue, si parla anche di Valentino Rossi, però il progetto di Cottarelli non è quello di formare semplicemente una cordata di tifosi VIP che hanno disponibilità finanziarie importanti, ma proprio quella di un azionariato popolare diffuso anche tra i tifosi comuni, tra la gente, e attenzione perché i numeri del progetto iniziano a diventare interessanti, tanto che hanno aderito al questionario che potete trovare sul sito di InterSPAC 55.000 tifosi che sono disposti anche a sborsare una certa cifra, si parte da un minimo di 500 euro, quindi in un periodo di crisi economica anche una cifra significativa. La prima cosa che ti chiedo è questa: che cosa del progetto di InterSPAC di Cottarelli vi intriga così tanto da dire beh, rischio e ci metto anche del mio? Io credo che i tifosi dell'Inter, credo in generale tutte le squadre, ma l'Inter che ha una storia particolare, perché dopo decenni e decenni di presidenza della famiglia Moratti, che ci ha regalato tante soddisfazioni, tutti sanno che adesso le vicissitudini della proprietà sono un po' un divaghe, no? E al punto tale da preoccupare i tifosi, perché noi partiamo da questo punto di vista, che è importante spiegarlo, che i presidenti possono cambiare squadra, gli allenatori possono cambiare squadra, i giocatori possono cambiare squadra, ma i tifosi, ahimè o per fortuna, non possono assolutamente cambiare squadra. E quindi partendo da questa certezza importante, da questa preoccupazione, è che si è mosso un po' tutto, è impossibile, credo che sia utopistico, tutti lo sanno, Cottarelli per primo, che i tifosi possano un giorno diventare proprietari dell'Inter. Però adesso vedremo il percorso di questa iniziativa, però sicuramente l'intenzione è quella di raggiungere un numero significativo per far sentire all'interno della società la voce dei tifosi, perché i tifosi continueranno a tifare con una squadra scarsa, bella o brutta che sia, però il fatto che non ci sia una proprietà certa ci ha messo in allarme e ci stiamo un po' muovendo, cercando, noi vogliamo solo rassicurare la squadra, vogliamo partecipare alla nostra follia che è quella del tifo. Ecco, far sentire la voce dei tifosi è diventato quasi un imperativo dopo soprattutto l'affare Superlega, che invece ha rischiato di creare una frattura quasi insanabile tra il calcio e il popolo dei tifosi. Però, come dici giustamente, in realtà l'Inter una proprietà ce l'ha. In questo momento, almeno per adesso, ancora è Suning, probabilmente un domani magari sarà Oaktree, il fondo americano. Voi da tifosi soci non avete paura che appunto il vostro impegno economico un domani si trasformi in realtà in un finanziamento soprattutto per Suning o per la proprietà che sarà, e soprattutto non avete paura di entrare in un progetto che è in rosso per quanto riguarda i bilanci e quindi in un regime di spending review con i migliori giocatori che poi sono costretti a andarsene, vedi Hakimi che è stato presentato insomma di recente al Paris Saint-Germain?
Questo, se vuoi, fa parte della follia dell'azionariato popolare. Infatti non stiamo parlando di un'azienda che costruisce macchine o manufatti o telefoni o cose, no? Stiamo parlando di un'azienda che si occupa di una delle cose più folli della storia dell'essere umano, di fare per delle persone che corrono in mutande dietro a un pallone. E quindi sì, è vero che rischiamo di essere i finanziatori di questa cosa di un debito, però proprio perché parte tutto da questa preoccupazione, il nostro è un percorso, se vuoi, ci stiamo mettendo in gioco per cercare di capire, no? E cercare di capire, adesso io dico dei numeri a caso, non sono un economista, non mi ascoltate, ma se il 20% o il 30% di proprietà dell'Inter, no, dice la sua, certo comanda il 70%, però insomma credo che si possa instaurare una specie di collaborazione, no? Noi sostanzialmente siamo preoccupati che la famiglia Zhang, che ci ha regalato una bellissima soddisfazione dopo anni e anni e anni, che le proprie difficoltà economiche, per le proprie difficoltà economiche, siano costretti, come un pelino si è rischiato, di smantellare la squadra, smantellare i sogni. Allora noi utopisticamente e pian pianino vorremmo cercare di raggiungere, di contribuire a raggiungere una solidità ai nostri sogni irrazionali. Ecco, a proposito appunto di sogni irrazionali e anche del contributo che insomma questa parte, questa fetta dell'azionariato popolare potrebbe dare, da azionista tifoso, personalmente in cosa vorresti avere voce in capitolo, ad esempio nel calciomercato piuttosto che nella scelta del presidente, come avviene nell'azionariato popolare in Spagna, il Barcellona o Real Madrid? Beh, adesso è prematuro dire queste cose, però è talmente evidente, sta nelle cose, che il proprietario di una squadra o di qualsiasi società ha il diritto, se non addirittura il dovere, di dire la propria nelle scelte, anche se vengono delegate diverse funzioni. In questo caso il direttore Marotta, di cui ho una stima immensa, no, la scelta c'era in fare, perché non ha mai sbagliato, no? La nostra adesso è un tendere una mano, un aiuto, non vorremmo assolutamente comandare, mettere becco. Vuoi mettere addirittura, no, 50.000 tifosi che mettono il becco sul calciomercato? Sarebbe un delirio, anche perché non capiremo un cazzo, cioè chi vuol comprare uno, vuol comprare quell'altro, cioè è meglio che se ne occupi Marotta, che il lavoro lo sa fare benissimo, no? E l'allenatore Inzaghi, a cui già vogliamo bene, io in particolare sono già innamorato, no? Qualsiasi mette la maglia nerazzurra al mio amore sconsiderato fino alla fine dei tempi. Ecco, quindi il passaggio, diciamo, tra un uomo di carisma forte caratterialmente come Conte, un uomo invece molto più pacato ma con le idee comunque molto chiare come Simone Inzaghi, non ti ha sconvolto, insomma vedo che la scelta è stata comunque apprezzata. Invece voglio tornare un attimo sulla questione del presidente, ma sai perché? Perché Carlo Cottarelli cita spesso il Bayern di Monaco come esempio da seguire per l'azionariato popolare, e per 20 anni il CEO, l'amministratore delegato del Bayern è stato Karl-Heinz Rummenigge, che è stella insomma dei bavaresi, e lo è stato anche dell'Inter, quindi diciamo una sorta di collante tra le due situazioni. Ma se dovessi fare un nome per la presidenza della nuova Inter ad azionariato popolare, chi ti piacerebbe? Posso citarti, non so, degli ex giocatori, delle ex glorie che fanno parte di Inter SPAC come Bergomi, come Zenga, oppure un evergreen come Massimo Moratti? Questo ritorno al passato ti intriga oppure no? Ma non lo so, credo che poi sia difficile ritornare al passato, no? Quando incominciano delle avventure nuove è giusto percorrere quella strada lì. Adesso non lo so, non voglio dire nulla, perché mi sembrerebbe di essere un imbecille a proporre un nome adesso, che poi non sappiamo nemmeno come andrà a finire questa cosa qua. No? Adesso io credo che tutti i tifosi, tutte le sere, almeno io faccio così, vado a letto e ricordo diverse persone nelle preghiere, uno di questi che ricordo sempre è Beppe Marotta, no? Non ci abbandonare, rimani lì, lavora con noi, no?
comunque credo, no, non è che abbia delle informazioni privilegiate, un po' come tutti, leggo i giornali e insomma, al di là di Hakimi pare che non ci sia uno smantellamento della società, per cui non siamo messi male, anzi, andiamo avanti così, fiduciosi. Ecco, ultima suggestione, proprio in chiusura, giustamente hai detto non sapremo la vicenda come andrà a finire, o almeno non ancora per il momento, perché in realtà c'è una data fissata che è il 24 di settembre, quando ci sarà un evento promosso proprio da Cottarelli, un evento pubblico proprio per tirare un po' le somme di questo progetto dell'azionariato popolare, e se c'è una squadra che può portarlo definitivamente in porto, forse quella è proprio l'Inter, come dicevi e sottolineavi giustamente tu, per tradizione c'è una vena di romanticismo, di follia, sin dalla fondazione, tra l'altro uno sguardo proiettato verso il futuro, quella scissione mitica dal Milan, proprio per salvaguardare la multiculturalità, una cosa che nel 1908 era addirittura impensabile, come forse è impensabile adesso nel 2021 in Italia proporre appunto per la prima volta in assoluto in Serie A il progetto dell'azionariato popolare. A sensazione, cosa ne pensi? Cioè, come andrà a finire? Ce la farete? Ce la faremo, perché l'Inter è quella squadra che per storia è quella più innovativa, no? Si è scissa dall'altra squadra di Milano per questo slancio internazionale, è la prima che ha vinto il triplete e sarà la prima ad avere un azionariato popolare. Bene, allora noi ci segniamo le tue parole, la tua previsione, e poi insomma ci risentiamo poi il 24 di settembre per vedere come è andata a finire. Giacomo, vediamo sì. Se sarò un buon profeta, vediamo. O se verrò licenziato da questo mestiere. vediamo, abbiamo la registrazione. Va bene Giacomo, io ti ringrazio ancora tantissimo per la tua disponibilità e cortesia, allora a presto. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Bene, il nostro spazio di approfondimento con Pocket News termina qui. Io naturalmente do la linea al resto della programmazione di Le Fonti TV. Noi ci rivediamo tra poco.